Pescara torna fenomeno, il Salone dell'Imprenditoria Femminile, il 4 e 5 luglio all'Aurum, 52 imprenditrici italiane dei settori moda e food incontreranno 41 buyers provenienti da tutto il mondo. Per 2 giorni fenomeno colorerà di rosa il capoluogo asiatico guardando ad Expo 2025. L'evento è giunto alla quarta edizione, promosso dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara e dall'Agenzia di Sviluppo dell'Ente Camerale in collaborazione con IFTA, Italian Fashion Talent Association, un'iniziativa nata dall'idea di Michela Zio, vicepresidente della IFTA, che oggi ha illustrato le peculiarità della manifestazione insieme al presidente della Camera di Commercio Gennaro Strever e dell'Agenzia di Sviluppo Ivano La Pergola. Nasce come imprenditoria femminile del Mezzogiorno. Adesso quest'anno, grazie alla collaborazione, all'inserimento nel contesto di Mirabilia, diventa un evento nazionale, non più del Mezzogiorno. E sta riportando successo, perché l'anno scorso abbiamo fatto un Japan Fenomena, che l'abbiamo portato in un contesto molto importante, ha avuto risultati ottimi, e con questa esperienza ci ricandidiamo a fare Fenomena Japan 2025, in occasione anche del periodo pre-Expo Osaka. Sono 18 le imprenditrici del settore moda, 3 delle quali abruzzesi, 34 quelle del settore enogastronomico, 20 le abruzzesi, che incontreranno i buyers provenienti da Germania, Belgio, Olanda, Inghilterra, Scozia, Danimarca, Giappone, Croazia, Russia e Ucraina. In Abruzzo abbiamo moltissime eccellenze, ma a livello, ecco, di imprenditoria femminile, non dimentichiamoci che abbiamo un grande settore nel reparto moda, nel reparto agroalimentare e poi in tutti quei reparti che ovviamente prediligono l'imprenditoria a livello femminile. Una rassegna che combina incontri d'affari con operatori internazionali ed un premio dedicato all'imprenditoria femminile per promuovere su scala internazionale il saper vivere italiano e celebrare il talento, la creatività e la resilienza delle donne. Nel corso di un gala dinner verranno consegnati riconoscimenti a 4 donne che si sono distinte nel mondo dell'imprenditoria, della cultura e del sociale. Inoltre i buyers selezioneranno 4 tra le migliori imprese del food e del design che partecipano a Fenomena.